Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Mi sono appena svegliata. Ieri è cambiata tutta la cosa dell'ora legale, bla bla bla. Sto rincoglionita, non mi chiedete perché, ma il mio cervello va sempre in pappa più totale quando succedono queste cose. Infatti ieri ho passato la giornata a guardare tutta la nuova stagione di Bridgerton. Ho visto anche Red su Disney Plus e questo è stato, cioè veramente produttività zero di zero, quindi oggi dobbiamo un po' recuperare. Infatti mi ero detta mi sveglio presto, sono già le 10, devo fare mille cose, quindi prima di tutto andiamo a fare colazione. Tu che ci fai lì? Ti ho detto dobbiamo andare a fare colazione giù. C'è un odore di ammorbidente nuovo che non avete idea. Quanto è bello svegliarsi profumati. Poi, qui abbiamo Gwendix. Ciao! Sei di nuovo a fare la ninna, Gwendix? Ah, sì! Oh, ma ti stavo chiamando! Mi stavo preoccupando! Che tu ti vai a imboscare sempre in tutti i luoghi? Eh? Che stai facendo? Guarda, mi è già attaccata una fogliolina. Sti giorni c'è un cielo grigio strano. Si sta già preparando ad accogliermi di nuovo l'Inghilterra? Che poi Alessia mi ha detto che in realtà questi giorni ha fatto sempre sole. Ok, che siamo entrati quasi ufficialmente, anzi no, ufficialmente nella primavera. Però dico, me ne sono andata, ho fatto in tempo ad andarmene, che quei giorni ha fatto sempre pioggerella, grigio. Mi ha detto, sei andata via? Oh, è uscito il sole. Non a caso, ragazzi, non a caso. Quindi staremo a vedere questa volta. Anche perché lo so che io vi sto ancora tenendo nascosta la meta, diciamo, del tutto. Ma manca veramente poco per potervi rivelare le cose. Oggi siamo al 28 di marzo, quindi manca, diciamo, poco meno di 2 settimane. Prima fatemi aprire la finestra qua. Poi dobbiamo accendere la stampante, che devo stampare un pacchetto e poi forse posso fare colazione. Volevo girare un What I Eat in a Day, poi mi sono ricordata che non mangio mai nulla di interessante. Quindi ho detto ok, giriamo il vlog. Quindi colazione, albume, marmellata, burro di arachidi. Faccio la mia frittata di albume. Poi ci spalmo queste due dentro, ma vi posso assicurare che è tipo la cosa più buona del mondo. Solito problema per mangiare la mattina, vero? Vi rendete conto che voi femmine siete un disastro? Amarok rimane sempre lì a mangiare, bravo. Loro, disastro. Comunque qua ho messo l'albume, ho sporcato un po' la padellina con l'olio di cocco perché sennò questo non lo togliete più. Quindi fuoco lento, copro, c'è il lattino, ok, unisco questa del latte, così poi la metto nella plastica. Lo sapete che per mettere le bottiglie nella plastica non vanno accartocciate in teoria, ma loro le riescono a riciclare meglio, piatte. Infatti da quando l'ho preso lo faccio sempre. Ovviamente come ogni mattina mi guardo almeno una parte di qualcosa sul 9. Ogni mattina sul 9 ci stanno questi programmi True Crime, io impazzisco. Guardate che bella che viene la frittata di albume. Se la fate cuocere lenta col coperchio, poi alzate la fiamma così viene la crosticciolina. Giuro non lo direste mai, ma è buonissimo. L'albume sostanzialmente non sa di tanto da solo, quindi ci dovete sempre mettere un po' di creme, un po' di cose. Prodotto finale vi viene tipo proprio un omeletto. Poi io la chiudo, la taglio in 4 parti e la mangio così. Oggi forse troppa marmellata. Ripeto, mi devo sbrigare perché devo andare a registrare le clip per finire il video di Shane LOL, che sicuramente voi avete già visto. Qua ti voglio, perché è la stagione del cambio pelo dei cani e voi non sapete lo stress che sto provando. Tra quelli di Amarok, che come vedete si notano, insomma, lui perde tipo più una sorta di laniccia perché i chihuahua hanno il sottopelo, no? Il problema sono quelli di Icy, che sono letteralmente lunghi come capelli, cioè non so se li vedete, io me li trovo ovunque. Guardate qui, quindi ora come ogni mattina mi aspetta lo spelacchiamento del letto. Questa è l'unica cosa che mi permette ancora di far dormire i cani nel letto con me, perché è l'unica cosa che letteralmente funziona e prende tutti i peli. Infatti adesso lo devo anche svuotare. Ok, video finito di editare, ho registrato tutte le clip, tutto ok. Ora devo decidere le cose da tenere e da rimandare indietro nell'ordine appunto di Shane che ho fatto, perché tanto va sempre così. Non c'è mai una volta che dici un ordine e me lo tengo tutto. Valutando, anche vedendo rispetto alle clip qua che
che ho registrato come mi stanno le cose. Tipo, non sono sicurissima, se avete visto il video lo saprete, se no andatelo appunto a recuperare, se non sapete di cosa sto parlando, del top, quello col cuore, perché mi piace, ma cuore, per quanto è tirato in questa zona, si allarga, non sembra neanche più un cuore. Poi tutti i top di Shein sono sempre cortissimi. La felpa, quella super crop con le catene, non so se tenerla o meno. Il giacchetto, quello sicuro, è la prima cosa che ovviamente rimanderò indietro. Poi che altro ho messo? Il pantalone tento di tenermelo, perché forse mi potrà servire. La camicetta ho rimandata indietro. Anche il completo, quello che avevo detto per partire. Alla fine il pantalone è troppo largo, quindi mi dà fastidio, no? Fatemi fare uno screen, sennò qua mi scordo le cose da mettere dentro al pacco, perché una volta mi è successo. Metodo di rimborso. Conto di pagamento originale. Per forza con le poste. E anche il reso è fatto. Ovviamente facciamo una buona skincare insieme come sempre. In più non so se sia lo stress o cosa, ma ultimamente sto perdendo più capelli del solito. Poi mi deve venire il ciclo, mi sono uscite le mie solite 1000 bollicine. A me non escono i veri e propri brufoloni, ma mi escono queste bollicine, vedete anche qui, che mi rovinano proprio la grana della pelle. Utilizzo il cleanser, questo qui. Almeno faccio una cosa veloce e poi devo correre a mangiare. Pomeriggio ho ovviamente la lezione in palestra, perché quando mai. Le scorse volte ci andavo, che avevo appena mangiato, che ultimamente ho degli orari un po' sfalsati, quindi mangiavo alle 4 così. E non è cosa, non è cosa, mi sentivo sempre male. Anche se questo weekend mi sono data un po' troppo la pazza gioia, quindi devo rientrare nel mio regime alimentare, quindi per pranzo verdure e vellutata. Adesso metto il siero, sempre della linea Edith Cosmetics, che la linea skincare mi piace veramente un casino. Contorno occhi sempre Edith Cosmetics, vedete? Senza farlo apposta. Parlando invece dell'ultima serie TV che ho visto, che è appunto Bridgerton 2, mi avete detto tutti che il libro, il secondo libro, che è appunto quello sul fratello Anthony, è bellissimo. E io mi sono ricordata che in realtà io l'avevo comprato. Ieri sera mi sono messa a cercarlo e l'ho trovato. Effettivamente lo vorrei leggere, perché la storia è diversa da quella della prima stagione, che a mio parere era a tratti anche too much. Mi è piaciuto un sacco, però tante scene particolari, chiamiamole particolari. Stavolta è stata molto più romantica e, come vi ho detto anche su Instagram, Remina Giorno, questa qui, molto più adulta, tra virgolette. Un po' più a livello mentale che fisica, di impeto, ecco. Sinceramente l'ho preferita, anche se inizia molto molto lenta la stagione, però secondo me dopo si riprende bene, quindi sostanzialmente mi è piaciuta. Però appunto mi avete detto che il libro, l'80% dei casi, è sempre meglio, quindi sì, sono molto molto incuriosita. Non so quale altro fratello arriverà dopo, perché da quello che ho capito e che mi avete detto, intanto io vado con la solita protezione solare, non rispetteranno proprio l'ordine dei libri, però staremo a vedere. Ecco qui la mia bella vellutata, ovviamente ci ho messo anche un po' di parmigiano, che è quella con i broccoli, mi pare. Aspettate, ve la ritrovo qua dentro tra i miei mandù e le cose. Eccola qua, la leggera, sì, col broccoletto. Broccoletti e zucchine anche qui. Un pranzo tutto green. Ho trovato posto ogni volta che vengo qui in palestra a questo orario. Non so quale santo mi assiste. Comunque, nel mentre che stavo guidando, ho anche fatto merenda. Praticamente mi ero portata tutta la mia sacchetta con il mio tacchino, le gallette, la bananina. Quindi ora vado, che altrimenti faccio tardi. Anzi, già sono in ritardo. Però oggi, visto che mi alleno da sola, cioè il mio personal trainer c'è, però non faccio la lezione con lui. Vabbè. Appena tornata a casa, chi c'era che mi aspettava? Questa bimba si deve tagliare i peli delle manine. Ah, mi appiccicoso come sempre, grazie. In questo momento vorrei che qualcuno mi lavasse al posto mio, ma purtroppo non è possibile. Non funziona così, quindi devo farlo io. Tra l'altro stasera c'è l'isola, come sempre. E spero sia la volta buona che entrino i fratelli Tavassi, perché cioè non si sa più che fine abbiano fatto praticamente. Quindi non lo so, magari avremo notizie. In teoria dovrei lavarmi i capelli, però domani devo riandare in palestra. E quindi rimanderò, almeno faccio anche una cosa più rapida, visto che sono le 8. Sono attualmente tornata, sono le 8 di sera. E devo anche andarmi a cucinare il pollo al curry. Oggi vi faccio vedere come faccio il mio pollo al curry. Ovviamente sempre in versione light, perché da me non vedrete mai, mai ricette grasse. Purtroppo, questo. Tanto ho messo un goccio di olio, un po' di scalogno, tanto peperoncino.
E ora devo tagliare il pollo. Devo ritrovare il mio curry. Se lo trovo, eccolo qua. Pollo. E poi faccio una salsina con il curry e lo yogurt, che però aggiungo alla fine perché sennò lo yogurt si cuoce e viene tipo una pappetta. Eccolo pronto. Ci ho messo poco curry perché sennò diventa amarissimo. E qui sto facendo il riso. Ed eccoci qua. Che ora abbiamo fatto? 9. Stavo vedendo le storie del fidanzato di Gwendalina e ha detto che anche stasera non entreranno. E anche questa sera entreranno. Io sono scioccata, non ho capito quando le vogliono far entrare. Ma alla fine, comunque, fatto sta che è già iniziato, perché sento mia madre lì là che lo sta guardando. Io sto cercando di finire la mia cena oggi. Ho lo stomaco chiuso. E infatti non sono riuscita. Cioè proprio non riesco. Questo è anche per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono, anche perché non so adesso quanti veramente sappiano questa cosa, della mia operazione allo stomaco. Sono passati 5 anni, quest'anno sono stati 5 anni, e nonostante sia passato così tanto tempo, io ancora mi sento male ogni tanto, quando mangio troppo veloce. È palloso perché poi ti rimane quel senso di disgusto, di nausea, di cosa che ti fa su e giù qui. Io ho sempre detto non lo augurerei neanche al mio peggior nemico, perché è veramente una sensazione pesante. E appunto ogni tanto mi succede, quando ci sono queste giornate tipo oggi in cui appunto ho lo stomaco chiuso, io so che devo fermarmi qui, anche se in teoria dovrei mangiare tutto quello che ho scritto nella dieta, perché mangiare di meno di quello che c'è scritto non va bene, mangiare di più non va bene, quello che c'è scritto. Però quando è così io proprio non ci riesco. Tra l'altro mi fa strapiacere quando mi scrivete che vedete che sono dimagrita, che insomma qualcosa è cambiato. Adesso è quasi un anno che vado regolarmente in palestra, che vengo seguita appunto dalla nutrizionista. Ho perso 10 kg, ne devo perdere almeno altri 10. È un percorso lungo, per chi ha problemi come li ho io non è facile dimagrire. Vedo persone che in 3 mesi riescono, c'è chi ci mette più di un anno, chi ci mette 2-3 anni, ogni persona è differente. È giusto che ognuno si prenda il suo tempo, l'importante è che si vada sempre verso la giusta direzione. Mi avete detto come fai a non perdere il focus on, concentrata e motivata. Io i risultati li vedo lenti, però li vedo. Per raggiungere i miei obiettivi, poi io sono una persona estremamente determinata, quindi questo ed altro. Non mi pesa assolutamente. Certo, ogni tanto vorrei, mi piacerebbe che il tutto fosse un po' più immediato, però purtroppo nel mio caso non lo è. Quando raggiungerò il mio obiettivo sicuramente sarà stato sofferto, intenso, ma appagante. Se siete in una situazione del genere e volete cambiare qualcosa, non c'è persona a cui possiate aggrappare, idea, cioè siete voi. Io in quarantena, il periodo insomma del after covid, diciamo, quando siamo stati tutti chiusi in casa, tornassi indietro ovviamente mi mangerei le mani piuttosto che le cose che mi sono cucinata, perché ecco quel periodo mi ha un po' ammazzata, non solo psicologicamente ma anche fisicamente, no? Ci siamo un po' tutti, penso, lasciati andare, ammorbiditi. Mi avvicinerò al mio obiettivo, chi lo sa, forse prima o poi. E siamo giunti anche alla fine di questa giornata. Ho praticamente passato tutto il tempo a vedere l'isola, a giocare sul divano con i cani, letteralmente. Quindi vi dico quanto era noioso. Il momento più alto quando hanno mangiato la pizza. Punto, fine. Quindi, detto ciò, ora mi lavo i denti, vado a dormire. Tra l'altro sono piena di peli, quindi mi devo anche spelare. Noi ci sentiamo tra qualche giorno, non so bene quando, non so bene dove. Detto ciò, vi mando un bacio grande e appunto ci vediamo presto.